Cambiamo argomento. L'assessorato regionale di enti locali, retto da Marco Zambuto, ha stanziato 2 milioni di euro per opere di recupero e riqualificazione nel centro storico di Agrigento. Ascoltiamo lo stesso Zambuto e poi il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, e la coordinatrice provinciale del Partito Azzurro, Margherita Rocca, la Rocca Ruolo. Vediamo le interviste al microfono di Angelo Ruolo. L'assessore regionale agli enti locali Marco Zambuto, un decreto di finanziamento per la città di Agrigento, 2 milioni di euro per il centro storico, subito a disposizione 600 mila euro. Sì, è la nostra attenzione nei confronti della città di Agrigento. Il contributo nei confronti del centro storico di Agrigento per gli anni 2018 e 2019, ammontante a 2 milioni di euro, oggi portiamo i primi 600 mila euro, firmati dall'assessorato regionale agli enti locali. Un trasferimento che riguarda il centro storico di Agrigento. Abbiamo fatto in modo che riguardasse non soltanto diciamo, la ridefinizione dello strumento urbanistico del piano del centro storico, ma che riguardasse anche piazze e vie del nostro centro storico. È un'attenzione importante che come parte politica abbiamo nei confronti della nostra città e che riteniamo possa essere fondamentale per segnare una presenza di attenzione e soprattutto di lavoro per Agrigento. In particolare, per quali opere saranno destinati tali fondi? Sono stati previsti interventi da parte dell'amministrazione comunale nei confronti di vie e piazze che riguardano la via Atenea, che riguardano il centro storico da San Gerlando a Piazza San Domenico. L'onorevole Riccardo Gallo, vice coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, è una testimonianza di impegno del partito di Forza Italia verso Agrigento tramite l'assessore Zambuto. Sì, con l'assessore Zambuto che è stato nominato stiamo iniziando in silenzio i fatti. In poche parole, noi parliamo quando facciamo le cose. Questa cosa è un fatto vero, un fatto che ci lusinga e speriamo di farne altre con i fatti, non con le parole. Questa è la prima vera grande risposta che questa città riceve da quando Marco è assessore agli enti locali e credo che questo sia un grande risultato che portiamo a casa sia come squadra, sia come partito, sia come territorio. Quindi credo che sia una cosa diciamo, di cui andare fieri e lavorare per il territorio equivale a fare questo.